Dal Vangelo secondo San Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli, si misero a parlare e insegnava loro dicendo: Beati i poveri spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati a voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. All'acclamazione al Vangelo, rallegratevi ed esultate, perché la grande è la vostra ricompensa nei cieli. Dal Salmo responsoriale, il numero 33. Gustate e vedete com'è buono il Signore. E dalla prima lettura, dalla lettera seconda di San Paolo Apostolo ai Corinzi, Dio ci consola perché possiamo anche noi consolare quelli che sono nell'afflizione. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.